Bella ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi volevo farvi vedere una cosa che per ora non avevo neanche mai provato io. Ebbene sì. Guardate là cosa c'è dietro le palme. Oh yeah. Andiamo subito a provarlo, ragazzi. Via, scendiamo da qui. Cazzo, è gigante. Tire and Rubber Product Atomic. Fantastico. So per certo che purtroppo, una volta pilotato, che sali in alto, eccetera, non puoi buttarti giù. O meglio, puoi buttarti giù, ma non hai il paracadute in automatico, come era su GTA 4. Guardatelo, ragazzi. È fantastico. Non so se tutti hanno il codice per poterlo utilizzare e scaricare. Non lo so. Io ho comprato la normale come edizione e dentro il codice c'era. Nel frattempo, il messaggio che ho appena ricevuto, ragazzi, non vi spoilerò niente, ma diciamo che Michael, fa una specie di colpo. Vi dico solo questo. Vi posso dire solamente, per non spoilerarvi nulla, con chi la fa e quant'altro, vi dico solo gioielleria. Le modalità per farla, con chi la farà, quanto guadagnerete, assolutamente lo lascio a voi. Non ho fatto neanche il video apposta, così da potervelo fare. Diciamo che lo potrò fare più avanti perché comunque le missioni si possono rigiocare. Quindi volendo, fra una settimana o due ve lo posso far vedere. Nel frattempo guardate qua che figata. Che figata. Si pilota più o meno come l'aereo. Molto più lento, non puoi fare le stesse robe, però i comandi LB ed RB più il joystick di sinistra, almeno su Xbox, regolano l'altezza e quant'altro. Mentre con ovviamente il tasto LT, come vedete, si scende di quota. Tra l'altro dovrei cercare un posto dove atterrare perché è bello, però voglio provare anche a fare altro. Io atterro qua in mezzo, ragazzi, che cazzo me ne frega a me. Arriva! Oh! Ok. Sono giù? Sì. Ecco fatto, ragazzi. Posteggino preciso. Vediamo come si vede. Tanto mi fotto il macchinino qua. Scendi, Cina. Oh, si scanna questo. Non male. Quasi quasi sai cosa vado a fare, ragazzi. Vado ad elaborarmi la macchina. Adesso che mi è arrivato un po' di bottino, un po' di soldi sul conto ce li ho. Come vedete, una volta che usate Trevor potete anche andare ad acquistare le proprietà. Guardate quanto costa questa. È tutto il Golf Club, ovviamente. Dovrebbero essercene molte di più. Demolitore per auto, Smoke and Water che può comprare solamente Franklin, per esempio. Le altre non le ho ancora mai viste, quindi non so proprio che cosa. Cos'è su B? Comunque. Io sono lì. Il più vicino è qua, se non sbaglio. Che croce. Sì. Mettiamo una radio decente. Allora, qua. Mamma mia, si scanna, ragazzi. Per ora è la macchina più veloce che ho provato sul gioco, eh. Non male. Poi è un bel rombo, cazzo. Si tiene anche abbastanza bene come controllo. Sono già arrivato. Apri, zio. Ok.
Vediamo un po' come posso farla. Tanto per cominciare. Verniciatura. Colore principale, ok. Facciamo un bel cromato. Così. Poi. Spoiler, cosa c'ho di nuovo? Ci metto questo. Cofano in carbonio. Marmite. Va bene. E mettiamolo, dai. Motore. Proviamo questo. Sto spendendo un sacco, ma va bene così. Freni. 13.000, la Madonna. Proviamola, dai. Proviamo anche questa, va, l'armatura migliore. Fari. L'oxeno, chi se ne frega. Targhe, purtroppo sono sempre quelle, la faccio così, ma... Attenzione. La gara sportiva. Trasmissioni per forza sportiva, se no non va. Turbo. 25.000. Mettiamolo. Ruote. Tipi di ruote. Sport. Ah, ok. Inteso proprio come cerchione. No, non questo. Mettiamoci lusso. Questi sono belli, però non posso prenderli, cazzo. Allora proviamo a metterci... non mi piacciono. Non c'è qualcosa di nero. O questi. Questi sono belli, questi sono belli. Vediamo gli altri. Sono belli anche quelli che ha già su di su, lasciare questi. Accessori ruote. Facciamo un bel fumo arancione. Cos'altro mi dava come... Ah, la gomma antiproiettile. Finestrini, vabbè, non li ho. Scusate. Basta? Ok. Vediamo un po' com'è. Fantastica, ragazzi. Non male. Fumo rosso. Chi è? Tracy? No, adesso. Ragazzi, è bellissima. Il cromato è una roba allucinante. Stupendo. Tamarrissima, come piace a me. Vai. Oh. Wow. Ci ho speso un sacco, eh. Però frena veramente bene. Ha un'accelerazione che è una roba impressionante. Iii. Andiamo al garage intanto, raga. Almeno la salviamo lì. Vi faccio sentire un po' il cofano, va. Il motore. Sì, adesso no, t'ho detto. Altro, che canzone è? Bellissima.
Se avessi avuto il live attivo, adesso non ho il cavo dentro collegato, ma c'è la possibilità di collegarle sul social club, così vi rimangono i titoli. Non so se lo sapevate. Sbagliato. Qua. Stupenda, ragazzi. Speriamo me la faccia salvare qui. Cosa cazzo vuole? Rispondo dopo, Tracy. Mo devo salvare la macchina. Eccola qua. Guardate che bella, ragazzi. Quindi adesso ne ho tre. Ho questa. Questa qui. Questa normale. Guardate dietro, che bello. Usciamo, va Michael, rispondiamo con la stronza lì. Andiamo, fammi vedere. Via. Saggi. Sì. Ora tre, sì, dimmi. Hey Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! E allora vaffanculo. Oh. Remember, I'm a bad person. Vai, vai, sono cattivo. Facciamo una cosetta, va. Per gli ultimi minuti di gameplay, raga. Cosa ho visto lì? Cosa ho visto lì? Andiamo a prenderla. Carina anche chiude. Allora. Oh. Chi ha preso la tua borsa? Ci penso io a te. Chi è? È quel bastardo che scappa? Mamma mia, se lo prendo io. Vai. Mamma mia. Cosa fai adesso l'incastrato? Bastardo. Facciamo che ti do un bel colpo in testa e te ne vai a fanculo, eh? Ecco qua. Signorina, la sua borsa recuperata.
consegniamoglielo, dai, facciamo i bravi. $500. Glielo ridò, dai. Dov'è? Buonasera. He had a change of heart. Who says chivalry is dead? I only wish. Lo so, signora. Mi ha dato $50 di ricompensa, dai. Ma quindi se io adesso per caso, perdessi il controllo della macchina e andassi lì? E gli altri? Sono scomparsi, com'è possibile? Ok, ragazzi. Come on! Ok, ragazzi. Quanto dura il video? Aspettate. 16 minuti. Direi che per questo, come l'altro, l'ho fatto un po' più corto, non la solita mezz'ora rispetto agli altri. Perché sto cercando di andare un po' avanti con la storia, giusto per non farvi spoilerare tutte le missioni iniziali. Vi dico solamente che quelle nel deserto, e non dico nient'altro, sono veramente fantastiche. Vi consiglio di provarle. Anzi, per forza, se no non andate avanti proprio. Quindi, ragazzi, mi raccomando, like, i commenti. Se avete qualcosa da dirmi, tranquillamente, sulla mia pagina Facebook, su YouTube, ho anche il canale, scusate, ho proprio anche il profilo su Facebook. Come persona, se volete aggiungetemi, è sempre il rosso. Cerco di rispondere più o meno a tutti. Almeno per ora non siete tantissimi all'inizio e ce la faccio tranquillamente. Se mai dovrò avere tante iscrizioni, tanti contatti, comunque cercherò di rispondere sempre a tutti. Per ora siete fantastici. Ragazzi, guardate cosa c'è in alto come inizio video. Vi saluto così. Bella ragazzi, al prossimo video.